tutti. Allora, inaspettatamente mi è arrivato un pacco. È un ordine che avevo fatto da Boba e è un ordine devo dire le tempistiche, del 30 dicembre. L'ho fatto la notte praticamente, erano le 11 passate del 30 dicembre, e mi è arrivato oggi che è il 15, quindi togliendo le feste e tutto è arrivato anche velocemente. Sono 6 articoli e vediamo se c'è tutto, perché avendo visto, perché ho preso delle cose per creare più una tuta pensavo che era solo la tuta, invece quando l'ho aperto ho visto che c'erano anche altri pacchetti. Allora ho detto no, faccio il video, perché tanto della tuta vi fregherà ben poco. Speriamo che vada bene. Allora, ho qui il computer, così vediamo se c'è tutto, perché può essere anche che spediscono separatamente e quindi. Ok, allora questo è il primo. Non so cosa ci sia scritto. Così elimino quello che. Ok, pensavo questa cosa fosse più grande. È una fustella, però magari c'erano sicuramente scritte le misure. È questa fustellina qui, molto carina, con tutti questi cuoricini. Come sapete, io non ho la fustellatrice, però uso la macchina della pasta e mi funziona ugualmente, quindi ci farò delle decorazioni per l'agenda, il bullet, e vedremo insieme. Molto carina. Quindi questa è una. Poi testiamo quest'altro. Ce n'è in particolare una che è meravigliosa. Questa anche molto carina. Anche questa pensavo fosse più grande. Però effettivamente può andare meglio così. È questa qui. E sono praticamente delle tazzine una sopra l'altra. Troppo carine. Anche questa appunto è una fustella. Molto carina. Vediamo. Vi posso anche dire i prezzi già che c'ho sotto. Allora, questa qui l'ho pagata. Questa 2,30 euro, quindi questa 2,30 euro, mentre i cuoricini 1,52 euro, quindi costano veramente poco. Poi testiamo questa. Ok. E abbiamo quest'altra fustella. Ed è una carinissima fatina. E questa, eccola qua, 2,44 euro. Troppo carina anche questa. Ok, sono tre, dovrebbero esserci altre due. Che cos'è che manca? Vediamo. Vabbè, la tuta che è qui, sicuro. Ah, ok, due fustelle mi mancano. Sì, forse sono tutte e due qui, non lo so. Oppure una mi deve arrivare. Questa qui, dalle dimensioni, presumo che sia quella carinissima che vi dicevo. Sì, ah ok, queste mi sa che sono tutte e due. Ok, quindi mi hanno consegnato tutto. Si vede che era lo stesso fornitore. Allora, la prima era è questa, molto semplice, che mi serviva sempre per decorare. Sono tutta una serie, forse vedete meglio così, di fiori che vanno, diciamo, in verticale. Sono 1, 2, 3, 4 e 5, tra cui abbiamo quel fiore, quello che si soffia, che mi avete detto qual è il nome, adesso non mi ricordo più, che si fa anche la tisana.
E poi mi piace anche questo che può essere tipo lavanda. Quindi questa qui e vi dico il prezzo 2,91 euro. Ma quello più carino, scusate che cerco di mettere un attimo via, quello più carino che costa 2,11 euro è questo. È stupendo. Ditemi se non è un amore troppo carino. Questo lo userò, ci farò anche un bigliettino di San Valentino, quindi lo vedremo insieme, però è adorabile. Cioè così. Mi ricordano tantissimo quei pupini. Non so se hanno un nome, erano degli anni, non so, forse anche 70. Io mi ricordo scusate, che mia mamma e mia zia cioè quando io ero piccolina, loro avevano tutti questi cosi, quei due pupini, mi sa che erano nudi, che schiacciavano tutte le frasi, l'amore, non so se avete capito, magari vi metto una foto per intenderci, però è troppo carino. Poi, quanto ho detto, 2,11 euro è proprio una cavolata, è stupendo. Sono troppo contenta, quindi le fustelle mi sono arrivate tutte, poi ho ordinato una tuta. Vediamo un po', speriamo di averci beccato per la misura, perché l'altra volta, mi sembra di averglielo detto, avevo preso un paio di jeans e ho preso la taglia più grande, in modo che ho detto se sono grandi li posso stringere, invece se sono piccoli non li posso stringere. Invece, cioè, a parte che sono corti, ma sono, cioè, non lo so, una misura da una bambina secca di 10 anni. Ah, comunque ho avuto il rimborso, su questo. Non c'è da dire, perché allora dovevano dire che erano dei pantaloni per bambini. Allora, vediamo un po'. Già vedete qualcosa di rosa che è troppo strano, però mi piaceva fatto in questo modo. È praticamente la tuta della Puma. I pantaloni sono grigi. Fammi vedere, Madonna, dove vanno i pantaloni grigi? No, ha sbagliato. Perché sono grigi i pantaloni? Ah no, forse niente, scusate. Mi sa che è il coso della maglia, sì, benissimo. Allora, dunque, non c'è la scritta Puma? Ah, cioè, no, vabbè, assurdo. Boh, vabbè, li vedremo dopo. Allora, i pantaloni sono questi, semplici, neri, che hanno qui in fondo l'elastico, che li preferisco sinceramente. O mi devono essere proprio stretti stretti o con l'elastico, però sono in quel tessuto tipo. Tipo i pantaloni o le tute quelle dell'Adidas classiche, diciamo. E no, voglia come misura va benissimo. No, voglia. E boh, non mi ricordo che misura ho preso. E sarebbe, vabbè, la Puma, qui c'è scritto Pama. Però dai, più o meno si può mimetizzare. Comunque sono fatti così, quindi questi vanno benissimo, perfetto. Li metterò a lavare e insieme. C'ho la tosse, aspetta che vi faccio vedere come dovevano essere, cioè come sono anche comunque. E io ho preso questi qui. Eccola qua. Quindi pantalone nero che pensavo che fosse proprio come felpato. Invece no, va bene così poi. E invece questa è la maglia che come vedete è coperta dai, così si chiamano, dai laccetti, perché c'è scritto Pama. Però chi se ne frega, va bene così. C'è da dire che l'ho pagato anche una cavolata,
ve lo dico subito. €15, cioè per una tuta va benissimo. E questa è la maglia. Oh, c'è scritto Puma anche qui. Allora, va benissimo come misura, anzi, per come le porto io, è anche bella grande. E pazienza. E come vedete c'è scritto Pama. Con questa sorta di puma con la coda boda delfino, non lo so, mi fa ridere troppo. E l'ho presa appunto in questa colorazione, però è veramente grandissima. Che cavolo di taglio ho preso? Io non mi ricordo più niente. Dentro è felpata, però non mi ricordo la taglia. Vediamo se c'è scritto dentro. Avrò esagerato sicuramente. XL, vabbè, non me ne frega niente perché ripeto, io queste le tengo o per casa, non per andare a lavorare assolutamente, o se devo andare un attimo a fare la spesa, quindi va bene uguale, però l'ho presa in questo colore qui. Dai, sono contenta di tutto. È arrivato tutto in tempi comunque abbastanza brevi, quindi a ridosso comunque delle ferie. 15 giorni, quindi benissimo. Sono troppo contenta per questi. Questo è top. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E niente, sono sovrastata dalla tuta. E fatemi sapere se anche voi fate acquisti da Vova, perché comunque hanno queste cose molto molto convenienti. E ne approfitto per dire una cosina. Visto che a quanto pare da lunedì si torna in zona arancione, che palle! Fino a quanto ho capito a marzo, io non riuscirò più ad andare da Tiger e tantomeno da Teddy perché ce l'ho fuori regione. Tiger ce l'ho fuori comune, la scusa di andare da Tiger non so quanto possa reggere. E quindi cioè diventerà un problema, quindi sicuramente video, cartopazzi, Teddy e Tiger purtroppo non li riuscirò a fare. E mi volevo informare se Teddy, perché so che il Teddy, quello tedesco, c'è online, spediscono anche in Italia, perché eventualmente potrei prendere qualcosa lì. Però non lo so, ho provato a chiedere, non mi ha risposto, in caso vi faccio sapere. Se voi invece sapete qualcosa, ditemelo. E eventualmente se mi serve qualche cosa, fustelle, flakes, adesso mi devo arrivare altre cosine, le ordino, tanto per forza uno come deve fare, no? E niente, questo è tutto, ci vediamo presto, un bacio, ciao!